Haiti ormai in preda alle gang. Ciò che resta del governo centrale è sul punto di crollare. Gli Stati Uniti mantengono aperta l'ambasciata, che però rassomiglia sempre di più ad un fortino assediato. Per diminuire i rischi, il personale dell'ambasciata, non indispensabile la notte appena trascorsa, è stato evacuato a bordo di elicotteri militari. Il primo ministro, Ariel Henry, si trova a Puerto Rico. La Repubblica Dominicana, che condivide con Haiti la stessa isola, gli ha vietato il transito per ragioni di sicurezza. Le bande criminali chiedono le sue dimissioni. Del caos che regna nel paese hanno fatto le spese anche tre suore della congregazione di San Giuseppe di Cluny, di cui si sono perse le tracce dal 5 marzo. Alla violenza si aggiunge la carenza di cibo, una situazione esplosiva.